Ripresa degli allenamenti stamani per il Pescara. Agli ordini del tecnico Beppe Pillon, la squadra sosterrà doppie sedute nella giornata di oggi e domani, mentre sabato pomeriggio disputerà un test in famiglia. La prossima sarà invece la settimana tipo, che porterà al debutto in campionato di Cremona, al netto di ricorsi e paventati scioperi che rischiano di far slittare la prima giornata. Da stamani si è aggregato al gruppo il terzino Matteo Ciofani. Il difensore originario di Avezzano arriva dal Frosinone nell'ambito dell'operazione che ha portato in ciociaria Francesco Zampano. Per Ciofani si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha fatto crescere al pari del fratello Daniel nella primavera di Cetteo di Mascio, ed è il massimo della stima del tecnico Pillon, che lo ha allenato ad Ascoli nella stagione 2009-2010. Ma le situazioni più calde sul fronte mercato in vista delle ultime due giornate di sessione estiva sono in tinta uruguayana: Edgar Elizalde e Gaston Brugman. Per quanto riguarda Elizalde, nelle ultime ore si è fatta avanti in maniera prepotente la Juventus, che vorrebbe accaparrarsi il millennial uruguagio, reduce le ottime prestazioni nel sub-20 giocato in Spagna lo scorso mese e autore di un'ottima prova domenica scorsa contro il Chievo. Elizalde potrebbe rientrare nel progetto Juventus B e disputare con la squadra di Zironelli il campionato di Serie C. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Elizalde stamani era al Poggio ad allenarsi con il resto del gruppo, ma nelle prossime ore lo scenario potrebbe cambiare. Gaston Brugman in queste ore è associato al Parma, anche se il DS Ducale Faggiano ha smorzato queste voci. Peraltro una cessione pesante come quella di Brugman non sarebbe facile da compensare a poche ore dal gong del calciomercato. Dunque è probabile che il capitano del Delfino resti in riva dall'Adriatico. Circa gli altri fronti, in attacco si era scritto di un presunto interesse del Pescara per la Mantia, rumors durati poche ore perché il centravanti ormai ex Entella si è accasato al Lecce. Resta in piedi l'ipotesi Scamacca, anche se sul gigante del Sassuolo, oltre allo Spezia, c'è anche l'Udinese. Peraltro nel ruolo di centravanti il Delfino ha tre alternative: Cocco, Monachello e Bonino, ed è difficile pensare ad altri ingressi se non ci saranno prima delle uscite. Ma anche in questo caso il tempo per approntare queste eventuali operazioni inizia a scarseggiare, e comunque Cocco sta convincendo in questo precampionato e su di lui Pillon vuole puntare. Per quanto riguarda il ruolo di vice Fiorillo, il Pescara è pronto a chiudere con il 35enne estremo difensore Simone Farelli. Il giocatore, ex Latina e Siena, ha giocato un anno anche a Lanciano, stagione 2007-2008, ed è attualmente svincolato.